Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, eccoci qui con Kingdom e non mi ricordo sinceramente dove eravamo di preciso, quindi ridiamo un'occhiata a giro e vediamo un attimo. Ok, sì, mi ricordo adesso, stavamo ampliando i nostri confini e intanto i nostri amici PC danno qualcosa. Solo tu. Sta arrivando la notte, siamo alla notte del nono giorno, quindi teoricamente abbiamo ancora un po' di tregua prima del l'arrivo della luna rossa. Intanto c'è un arciere che decide di andare di là. Voi avete qualcosa per me? No, ci sono due cittadini liberi. Due costruttori arrivano nel cuore della notte. Facciamo un altro coso, sperando che i costruttori non muoiano. Dai, costruttori, su, costruttori. Ah, eccoli, ok, perfetto. Sono arrivati giusto in tempo. Direi che è il caso, magari non adesso, aspettiamo che passino questi nemici. Cioè che passi, sperando che non passino questi nemici. Ok, costruire la torre di livello 2. Cioè di livello 3. Abbiamo fatto quella, andiamo a fare anche quella sul lato sinistro e quanti soldi abbiamo? Non ne abbiamo abbastanza, quindi facciamo un altro arciere nel frattempo. Così almeno abbiamo la possibilità di metterne un altro sopra senza perdere troppi arcieri che invece vanno a cacciare durante il giorno. Ok, hanno attaccato anche su questo lato, come vedete. Andiamo a vedere se questa riusciamo a farla. No, ci bastano, ci servono ancora diversi soldi. Quindi prendiamo il coniglio. Siamo al decimo giorno, vi ricordo che la prima luna rossa è arrivata la notte del sesto. Perciò non me l'aspetto stasera, ma comunque rimaniamo in guardia. Allora, costruiamo un altro arciere e vediamo. Come vedete adesso sono due sopra. Vediamo di andare a reclutarne un altro sul lato destro. Qui abbiamo il nostro vecchio cavallo, salve, cervo, ok, è andato nella direzione giusta, potremmo spingerlo verso i nostri arcieri e qui ne abbiamo uno, due, sono due? No, ce n'è solo uno a quanto pare. Ok, andiamo a vedere se troviamo una, mi sembra ce n'era un altro di accampamenti, esatto. Ah no, sono tre qui. Ok, venite ragazzi, venite. Perfetto, nuovi cittadini per noi, ci fanno comodo. Perché comunque ragazzi adesso dovremo vedere di portare le nostre difese a un livello superiore. Mi piacerebbe fare sia le mura di livello 2 sul lato destro che sul lato sinistro, le mura proprio, non le palizzate. Portiamo il cervo verso i nostri arcieri intanto. Eccolo. No, no, torna indietro, torna indietro, torna indietro. Non abbiamo fiato al cavallo. Niente, quindi niente cervo, se no ci stiamo troppo tempo. E torniamo dai nostri contadini. Dunque, tu hai un campo fertile, quindi potresti aver già raccolto, no? Qualche moneta per me? No, eh? Va bene. Quindi niente soldi per noi e andiamo a vedere sul lato sinistro se qualcosa c'è. Più che altro per questo muro. Riusciamo a migliorare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. Costruite il nuovo muro. Voi avete qualcosa per me? Sì, bravi ragazzi, bravi. Facciamo anche qui la torre di secondo livello. E soldi. Ah, ecco. Non fare il furbo. Dunque, le catapulte. Aspetterei. Intanto sta arrivando la notte. Tu hai fatto qualcosa però, eh. Eccovi qua. Ok. I cittadini stanno arrivando? Sono arrivati? Stanno correndo? Eccoli qui, 1, 2 e 3. Ok, quindi il quarto dovrebbe essere già arrivato. Forse abbiamo già preso l'arco che avevamo costruito per lui. E deve fare un altro arco. Sì, ma vi dovete muovere. E allora camminate, vi devo dire. Teniamo il cavallo pronto alla fuga. Appunto. Sei un cretino. Vabbè, andiamo di resistere a questo assalto, tanto non sarà troppo difficile. Le nostre frecce oscureranno il sole, anche se è notte. Tieni una moneta, muoviti, su. Hai visto? Che ci voleva?
tu ti fossi messo a correre un attimo prima, non ce n'era bisogno di qua, come procede? Tranquilla. Ok, grazie. Troppo gentile. Ok, quindi appunto niente luna rossa stasera, che siamo all'undicesimo, quindi è finito il decimo, è la notte fra il decimo e l'undicesimo. Di solito la luna rossa arriva in questi momenti, quindi direi che è il caso di, con i nostri soldi, migliorare questo muro. Finiti, precisi. Ok, quindi avremo bisogno sicuramente del baule. Questo tanto ci vuole. Ci manca uno. No problema, anche se non miglioriamo il muro sul lato sinistro, va bene. Ok, facciamo il castello di legno. Voi ci date qualcosa? Bravi ragazzi. La nostra popolazione è abbastanza alta. Di qua non abbiamo dei oasi vicino, delle oasi vicine, quindi non starei a ampliare troppo. Qui c'è una zona abbastanza brulla, tanto i nostri arcieri cacceranno qui. Qui, come vedete, è sbucata fuori il costo delle catapulte. E guardiamo adesso se facciamo forse il terzo costruttore, potrebbe far comodo. Soldi? Oh! Niente? Bene. Allora, qui un quarto campo ci sta, però direi anche tanto i nostri arcieri qui non fanno niente, quindi iniziamo a... Sì, ma voglio la moneta, ok. Iniziamo a buttare giù anche questi due muri, questi due alberi. Ok. E facciamo un altro costruttore, abbiamo tre monete, sì. Facciamo un altro costruttore e vediamo, intanto loro qualcosa sicuramente ci daranno. Oh, con calma, eh. Non aver paura che me ne date troppe. Dunque, 4 monete per noi. Il costruttore sta lì a grattarsi. Questo lo potremo ampliare, ma lascerei perdere. Non ci fanno fare niente questi. Bene. Ok, con questo andremo a fare un nuovo contadino. Grazie. Che per ora non farà niente, ma più avanti sarà utile. Ok, c'è un cittadino libero, vero? C'era, l'avevo visto. Mi sa che mi sbaglio a questo punto. Mi sa di sì. Tu avevi un campo prima. Ah, e due monete mi dai. Utile. Ok, ragazzi, qui allora a questo punto direi che è il caso di continuare ad ampliarci fino al prossimo muro. Dove cazzo è il muro? Qua giù. Mamma mia, almeno che non ci sia qua dietro e non l'ho visto, mi sembra strano. Perché voglio chiudere i nostri campi dentro a delle mura. Ok, contadino arriva a Corseta. Quello lì. Costruttori? Costruttori? E allora, eccoci. Quanto non capiscano una sega. Tutte e due? Tutte e due, bene. No, uno è riuscito a fuggire, avete visto. Le nostre mura ci difendono benissimo, però vieni dentro, imbecille. Ok. Direi che possiamo andare a migliorare questo muro. No, direi di no. Qualche soldo? Non è che avete qualche soldo per me e voi, eh? Vabbè, aspettiamo la mattina a questo punto e avremo il baule qui. Soldi? No, eh? Vabbè, baule. E con quello andremo a fare l'ultimo miglioramento del muro sulla sinistra. E con quello che avanza potremo andare a costruire una catapulta. Non avremo bisogno di nuovi cittadini, ovviamente. E di nuovo i martelli. Sì, dammi. È inutile che me la dai quando sono passata la moneta. Vabbè, facciamo la catapulta sul lato sinistro, che è quello più vicino.
No, non è vero, sono tutti e due uguali. Andiamo a reclutare nuove braccia per il nostro impero. Penso che stia per arrivare la Luna Rossa. Questo sarebbe un buon confine per noi, però dovremmo dire addio anche a questi. Ok, abbiamo una sola moneta, quindi direi che due bastano in più. Torniamo indietro, aspettiamo che il cavallo si riprenda e torniamo verso la nostra cage. Ok, il quarto contadino è al lavoro. Cosa fate voi? Oh, tre monete. Sì, ma i contadini prima davano una marea di monete, cioè una cosa esagerata. Ora ne danno poche. Boh. Costruiamo una catapulta anche sul lato destro. Tanto vanno loro di corsa a costruirla. Una moneta a parte tua. Un po' di moneta a parte vostra, ottimo. Niente. Ok, riusciremo a fare due martelli? Spero di sì. No, manca una moneta. Vabbè, ma quella dai, la recuperiamo. Dai, la recuperiamo. Ok, perfetto. E facciamo un altro martello per quei due che stanno arrivando. Che si dovrebbero muovere perché sono andato lì a mattina apposta. Eccoli qua che arrivano a corsa, perfetto. Soldi, vieni. Soldi. E il rumore mi fa capire che la nostra previsione era giusta. 6 e 12 sono le notti di cui aver paura, ormai, questa volta. Ok, due nuovi costruttori, subito ai posti di combattimento. Perché la notte è buia. È oscura e piena di terrori. Si accende una lampada a LED dietro al nostro muro, a quanto pare. Questa non può essere una lanterna di questo colore. E la luna rossa si alza dietro di noi. E iniziano subito i bombardamenti, come vedete. Ok. Buono, buono, buono. Ora ci sono quelli più attivi. Quella moneta dove è arrivata? Non lo so. Ma stiamo resistendo abbastanza bene. Ok. Di qua tutto ok, di là non ne ho idea. Ok, abbiamo resistito alla grande, ragazzi. Quindi direi che prima della prossima luna piena sarebbe il caso di costruire l'ampliamento del nostro castello, però prima di tutto vorrei produrre a modo con i nostri contadini, quindi ampliamoci tanto. E quando dico tanto intendo tanto. Allora, la notte ancora non è passata, ma noi vogliamo velocizzare il tutto, quindi andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua. Abbiamo due monete e basta. Qui non ci sono cittadini, quindi uno e due. Buttiamo giù tutta questa roba. I nostri costruttori si dovranno dare da fare sperando che i costruttori si liberino dalle macchine d'assedio durante il giorno. No, stanno lì. Bene, quindi dovremo fare nuovi costruttori con nuovi cittadini che non abbiamo. E ciò è interessante. Quindi direi intanto di fare almeno due nuovi costruttori. Ah no, i costruttori si liberano, sì, però prima vanno a riparare le cose. Andiamo a sinistra a vedere di prendere dei nuovi cittadini, visto che andiamo sempre a destra a prenderli, quindi un po' di par condicio. Qui c'è un'oasi, qui c'è un cervo e qui c'è l'accampamento dei nostri sfollati. Sì, ma c'è anche questo. C'è anche... No, no, non ho più soldi, pensavo di averne due, ero convinto di averne due. Dai, cervo, vabbè. Ok, torniamo indietro al nostro accampamento, ragazzi. Non è che proprio c'è grande tripudio di guadagno, per ora. I nostri arcieri qui si danno molto da fare.
Infatti, come vedete, bla bla, pioggia di monete. Però i nostri contadini sul lato destro producono meno di quello che avevo previsto, quindi questo mi fa preoccupare un po'. Niente. Dai, su, cavallo. Ok, un po' di soldi per noi. Un po' di soldi per noi. E questi soldi per noi, va bene. I costruttori qui non stanno arrivando. Spero che non decidano di partire durante la notte. Questi due, cioè qui ce n'è due, sì. Però non li starei a prendere adesso perché sta arrivando la notte. Sicuramente troveremo i nostri costruttori che vengono in qua adesso. Eccolo lì. Ti pareva? Oh, tramonta il sole, devo abbattere 5 alberi. Torna a casa. Torna a casa. Torna a casa. Sì, ma perché vuoi lavorare durante la notte? Stanno tornando tutti a casa e tu sei qui che... Vabbè, addio. È stato bello. Guarda, tutti tornano a casa, lui ha deciso di proseguire verso quella zona. Ero convinto che i costruttori smettessero di stare le macchine da sé durante il giorno, ma a quanto pare mi sbagliavo. Ok, quell'altro è arrivato? Sì, perché è quello che ha preso il martello, probabilmente. Dovremmo avere una notte di tregua comunque, quindi il nostro costruttore teoricamente, ripeto, teoricamente è salvo. Ci fidiamo della nostra, del nostro sesto senso, sì, andiamo anche noi fuori. Però non stanchiamo troppo il cavallo, perché se ci fosse bisogno di fuggire. Ok. Fermi tutti? Soldi, soldi. Ok. Costruiamo. Oh. Voglio il muro qui. Ok, questo lo posso fare, questo lo posso fare. Costruttore, vieni, dai. Tanto ormai sei qui che fai cose, no? Adesso tutto quello che abbiamo si dovrebbe spostare in avanti. Vediamo di migliorare, di fare subito una nuova fattoria qui. Ecco qui che arrivano tutti i nostri arcieri. E questo potrebbe farli anche riniziare a produrre in qualche maniera. Andiamo a prendere il baule. I nostri contadini vengono fuori. E andiamo a raggiungere di nuovo il fronte orientale, anche se come avete detto nei commenti degli scorsi episodi, est e ovest sono invertiti per il proprio il fatto a cui sorge il sole. Vedete, il sole sorge a sinistra, che non è ovest, ma in realtà è est. Vabbè, però è probabilmente solo una cosa scenografica. Questa la miglioriamo. Qui, come vedete, non c'è più l'accampamento, però c'è un cervo. C'è un cervo. E c'è un altro accampamento qui, quindi nuovi cittadini per noi, perché saranno nuovi contadini che popoleranno l'accampamento che stiamo per realizzare. Intanto c'è il costruttore che ha realizzato la torre, sta realizzando questo muro. Gli faremo fare il muro migliorato adesso. Dai, costruttore, su. I genieri dovrebbero arrivare a momenti. Fa il muro di pietra. Ok, arriva un altro costruttore. Qui c'è la catapulta, qui c'è il secondo mulino. Voi avete i soldi per noi? Uno. Niente. Ah no. Ora proprio. Ok, direi che ci possono bastare per fare tutte le migliorie. Facciamo una cosa, ragazzi, qui. Ah, quanti? Vabbè, però facciamo un mulino di secondo livello. Così i nostri amici riposeranno lì dentro. Ecco, i costruttori che arrivano, avete soldi per noi? No. Arcieri? Ok, qualcosa di utile l'avete fatto. Io direi di migliorare anche questo. No, no, vabbè, questa lasciamola così. Tanto se passano qui hanno la strada spianata, non ci sono più arcieri dietro questi. Ok, tramonta il sole, questa volta ci attaccheranno, però è arrivata anche la catapulta.
nostri arcieri sono pronti alla battaglia. E è giunto il momento, abbiamo 1-2 qui e probabilmente altri 1-2 da qualche altra parte. Soldi ne abbiamo diversi, eccoli qui, quindi io direi di fare 1-2-3-4-5. 1-2-3-4-5. Ok, e non ci bastano i soldi per farne altri. Andiamo a vedere sul lato sinistro se i nostri arcieri hanno prodotto. Soldi per noi. Bravissimi, eccoli qui che attaccano intanto. E la nostra catapulta senza colpo ferire ne abbatte uno. Monk, bella. Grande catapulta, proprio aspetta un momento adeguato anche per colpire, devo dire. Ero troppo verso l'esterno. Ah, avete abbattuto pure i conigli nella pioggia di frecce. Io prendo anche i soldi dei conigli. Ok, dunque, facciamoci un altro cittadino libero, facciamo un'altra falce. Ok, voi rimanete qui, eccoli qui, abbiamo la masnada di contadini. E questi, ok, hanno subito un attacco, ma hanno resistito. Va bene, vediamo di prendere i soldi, siamo al quindicesimo giorno, quindi 6, 6, 6, 18. Penso di essere abbastanza tranquillo fino al 18° giorno. E direi ragazzi che possiamo interrompere qui questo episodio. Allora, cosa faremo nel prossimo episodio? Cercheremo di migliorare le nostre difese nella parte avanzata e cercheremo di trasformare questa zona in una zona di coltivazione intensiva. Quindi tanti soldi per noi, come vedete. Solo con il baule e qualche contadino abbiamo già preso diversi soldi, questi li possiamo reinvestire subito, come vedete, nella costruzione di un mulino di secondo livello qui, quindi i nostri contadini non rientreranno all'accampamento durante la notte, neanche qui, e questo vuol dire che dobbiamo dedicarci a rendere la loro notte sicura, aumentando le nostre difese su questo lato. Continueremo a ampliare il centro e vedremo con il centro città ampliato di costruire dei cavalieri. Non passeremo subito all'attacco, però costruiremo i cavalieri e li terremo sul lato destro e sul lato sinistro anche, però più che altro sul lato destro. Si possono costruire ben più di due cavalieri. Dovremo ampliare la nostra popolazione, ma questo ci penseremo nel prossimo episodio. Ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi a Brick2Play. Un saluto a tutti da Nicolas. Ci vediamo nel prossimo video.